Ciao, bentornati. Oggi parliamo di feticismo. Il feticista è colui che concentra il desiderio erotico su un oggetto, una parte del corpo di un'altra persona oppure una situazione particolare. Di solito la persona che manifesta tale comportamento è spinta a procurarsi la soddisfazione sessuale esclusivamente o in modo prevalente attraverso la percezione visiva, olfattiva, tattile di elementi come capi di biancheria, calzature, mani, piedi, capelli appartenenti all'altro sesso. Per il feticista, quindi, tali stimoli assumono la prerogativa di eccitare e condurre al piacere sessuale, nonostante normalmente, insomma, questi non abbiano questo potere. Il feticismo è caratterizzato quindi dallo spostamento dell'obiettivo del proprio piacere dalla persona a una parte del corpo del partner o a qualsiasi oggetto inanimato che gli appartiene. Di solito appunto un indumento del partner. In sessuologia, il feticismo consiste nell'utilizzare un oggetto inanimato, cioè un feticcio, come mezzo preferito per l'eccitamento sessuale. I feticci più comuni che vengono utilizzati comprendono grembiuli, scarpe, indumenti in pelle o in lattice, biancheria intima femminile. In alcuni casi, la presenza di questi oggetti di culto è necessaria, se non fondamentale, al raggiungimento del piacere sessuale. Per alcuni feticisti, infatti, vedere, sentire, annusare, inghiottire, toccare, palpare l'oggetto della propria attrazione è importante almeno quanto il normale coito, se non addirittura di più. Tuttavia, nel linguaggio comune, il termine feticismo viene spesso utilizzato per descrivere alcuni particolari interessi, come quello del gioco di ruolo sessuale o la preferenza per alcune caratteristiche fisiche. Attenzione a non confondere le cose, però. Gli oggetti feticcio più diffusi sono stoffe e materiali, come ad esempio il cuoio, il lattice, il pizzo, ma anche alcuni capi di abbigliamento, tipo i guanti, le scarpe, le gonne, le calze o la biancheria intima, il reggiseno, il perizoma, la giarrettiera. Altri feticci possono essere però parti del corpo, come il seno, come i glutei, come i piedi, come le mani, come le gambe, come le ascelle, ad esempio anche il naso e addirittura anche i peli. Possono essere anche, attenzione, fluidi o escreti biologici, come il sudore, la saliva, l'urina e le feci. Alcune caratteristiche fisiche possono essere, ad esempio, il colore dei capelli, la pettinatura oppure gli occhiali. Caratteristiche o condizioni particolari che possono essere feticci sono ad esempio cicatrici o mutilazioni, donne incinta, persone in estremo sovrappeso o anziane. Per cui abbiamo fatto una bella carrellata per spiegarvi che comunque il feticismo è lo spostamento del pagamento sessuale, del desiderio sessuale da una persona ad un oggetto.
un oggetto o una parte della persona. Normalmente, insomma, quando si sente parlare di feticismo viene un po' anche frainteso, perché normalmente io sento dire: ah, i feticisti quelli dei piedi. Non è sempre così. I piedi sono una parte che appunto viene utilizzata, che viene usata come feticcio, per cui ci sono alcuni uomini, sì, che sono attratti dai piedi delle donne, ma può essere anche qualsiasi altra parte del corpo, per cui non è una cosa così monotematica. Il feticismo è un argomento molto complesso. Può sfociare anche in una patologia, perché quando diventa un'ossessione, una vera e propria ossessione, appunto sfocia in una patologia, e a quel punto non è più un piacere sessuale, non è più un appagamento sessuale, ma diventa qualcosa di più e bisogna assolutamente farsi aiutare. Ma nella gran maggioranza dei casi non è così, ognuno ha il suo feticcio particolare. Qualcuno può essere considerato un feticista anche se è attratto o se viene eccitato dai lobi delle orecchie, per cui è un qualcosa che accende l'eccitazione, un qualcosa che consente l'appagamento sessuale. Oltre a quello che è appunto il normale rapporto sessuale che può esserci. Io chiedo ai miei amici feticisti, chi mi segue, chi può vedere questo video, può darmi la sua opinione perché mi interessa molto. Voglio capire cosa vi scatta, cosa vi scatena, cosa provate con l'oggetto del vostro desiderio. Vi prego, scrivete nei commenti. Se non potete scrivere nei commenti, scrivetemi in privato, ditemi la vostra, datemi la vostra opinione e ditemi appunto cosa vi solletica la mente. Per tutti gli altri, per chi vuole, sapete, chi vuole le mie consulenze, io posso aiutarvi a riaccendere la vostra energia sessuale, posso aiutarvi a capire meglio il vostro corpo, a comprenderlo, a conoscerlo, e posso aiutarvi in tutto questo. Se volete una consulenza con me, scrivetemi al mio indirizzo email che trovate sotto questo video. Vi aspetto e aspetto i vostri commenti. Al prossimo video, ciao!